Diario. Ho superato questa giornata. Credo di aver detto sto bene, grazie, almeno 37 volte. E non era vero neanche una volta. Ma non se n'è accorto nessuno. Quando qualcuno ti chiede come stai, non vuole una vera risposta. D'accordo. Ciao, Pennuto. Alquanto inquietante, Pennuto. Sho! Bravo, così. Stai bene? Mi stavi pedinando? No, io ti ho vista cadere. Ah, e casualmente facevi un giro nel cimitero? Ero in visita, ho dei familiari qui. Oh, wow, grande tatto. Scusami, è la nebbia, nebbia anche me. E lì c'era quel corvo e faceva molto Hitchcock per un secondo. E il film con gli uccelli è di Hitchcock. Mi chiamo Elena. Io Stefan. Lo so, frequentiamo storia insieme. E inglese e francese. Giusto. Oh. Grazie. Bell'anello. Ah, è di famiglia. Già, lo porto sempre. È strano, eh? No, è solo che, insomma, ci sono anelli e quello. Ti sei ferita? Mm? Ti sei ferita? Oh, non lo so. Ma guarda qui. Non fa un bel effetto, eh? Stai bene? Dovresti andare. Medica quella ferita. Davvero, non è niente. Oggi ho perso il controllo. Tutto quello che mi tenevo dentro è riaffiorato con violenza. Non sono in grado di resisterle. Grazie. Ciao. Sto lavorando. Grazie, Vicky. Te ne porto un altro, dai. Volentieri. Ti prego, dimmi che non ci provi con mia sorella. Non ci sto provando. Sei proprio uno stronzo. Ehi, che ti prende? D'estate ti comporti in un modo e appena comincia la scuola fai la fulminata. Jeremy, ti sono grata per tutte quelle pasticche, ma non puoi continuare a seguirmi come un cucciolo smarrito. Però hai fatto sesso con un cucciolo smarrito. Non voglio che si sappia che ho sverginato il fratellino di Elena. E sverginato. Siamo stati insieme un paio di volte mentre eravamo fatti, è finita. Sta lontano prima di rovinarmi il rapporto con Tyler. Andiamo, quel tipo è un cazzone. Ti vuole solo per le tue chiappe. Ah sì? E tu per cosa mi vuoi?